Il calendario Midor quest'anno porterà sul tavolo e sulle pareti di tantissime persone proprio la città di Urbania. E questa è un'ulteriore dimostrazione che le nostre imprese, i nostri imprenditori sono legate fortemente ai nostri territori, alle nostre città, e di questo li ringrazio. E la tenuta anche economica del nostro territorio lo dobbiamo dare anche a questi imprenditori che, nonostante le mille difficoltà, resistono e amano la propria terra. Ivan Calandra è all'interno della Midor una forza importante, diciamo, per l'azienda, ed è anche colui che ha avuto l'idea di questo calendario. Sai, certe volte le idee nascono anche così per caso, quindi andando a realizzare un calendario che l'azienda ogni anno creava, mi è venuta l'idea di perché non lo facciamo in una maniera differente. Quindi nel 2021 abbiamo fatto Fermignano e da lì poi è scaturito tutto un percorso, tutta un'idea di valorizzazione del nostro territorio, della provincia di Pesaro Urbino, perché poi è sede dell'azienda dove noi lavoriamo, viviamo, condividiamo valori, e quindi è giusto anche dare qualcosa in cambio al territorio, non solo sempre prendere. E quindi questo, diciamo, è il mio sentimento. A questo punto, dopo Fermignano, e dove andiamo? Ci siamo spostati ad Urbino nel 2022, e così facendo poi ci siamo spostati ad Urbania quest'anno, cioè il prossimo anno, per il 2023. E ho incontrato il sindaco, disponibilissimo, nel quale ringrazio il sindaco Ceccolini, la fotografa di Urbania Annalisa Tannino, e abbiamo collaborato assieme per realizzare questo splendido calendario, perché poi alla fine rimane come ricordo tutti gli anni passati e futuri, insomma. Un calendario che vuole essere alla portata di tutti, porta un territorio, porta delle tradizioni, porta veramente dei valori che Midor stessa segue da quando è nata. Sì, certamente. Uno che abita nell'entroterra, che vive in mezzo alla natura, giustamente la prima cosa che sente è il rispetto della natura, del suolo che ci dà sostentamento, ragione per cui anche la nostra azienda a livello di igiene è tutta rivolta al rispetto della natura, sensibilità ecosostenibile, anche dal fatto che non inquiniamo, impariamo a amare anche tutto il rispetto dei fiori, della natura, dove camminiamo, calpestiamo, dobbiamo sfruttare i sentieri. Questo è il nostro progetto e ringraziamo tanto il sindaco di Urbania per aver sposato, condiviso questo nostro progetto, perché se tutti ci uniamo per un bene consapevole di tutti, otteniamo tanto di più. Annalisa Tannino, molteplici i ruoli, considerando che questo calendario è stato presentato a Urbania, dove è vice sindaco, ma ha anche partecipato con la sua arte, con queste foto che ci accompagneranno per tutto il 2023. Sì, sono molto contenta. Questo calendario sintetizza le mie passioni, i miei lavori, la fotografia e l'amministrazione. È un calendario che l'idea ci è piaciuta da subito, perché chiaramente quando ti offrono di sponsorizzare il tuo territorio in tutta Italia, beh, è il sogno di qualunque amministratore. Fotograficamente parlando, sono stati utilizzati i miei scatti, ma anche gli scatti dell'archivio del comune, e quindi mi sembra che sia venuto davvero un ottimo lavoro. Una collaborazione che è arrivata al terzo anno, partner nel progetto sempre la Rotograph, un calendario che parla del territorio, è disponibile in diversi formati e rispetta l'ambiente e il calendario stesso. Assolutamente, siamo ben felici, ringraziamo di nuovo Midor e l'azienda per la nostra proficua collaborazione, che dura in realtà per il calendario questi 3 anni, ma in realtà sono più di 30 anni che collaboriamo insieme. E noi, come loro, siamo attenti al lato ecologico della nostra vita, fondamentalmente, per cui anche nella realizzazione di questi 2 formati di calendario sono stati utilizzati materiali provenienti da foreste rinnovabili e quindi sostenibili, e a maggior ragione usiamo degli inchiostri di ultima generazione ecologici, con il minimo impatto ambientale che si possa avere al momento in commercio, insomma, ecco.